Cari amiche e cari amici, ben ritrovate e ben ritrovati. È un po' di tempo che non faccio dei video specifici su questo personaggio. Sto parlando, come avrete intuito ovviamente dal titolo, di Nathan Never. Ma questo mese praticamente non ho resistito perché l'album che ho tra le mani, secondo me, è uno dei più belli che io ho avuto modo di leggere e di ammirare negli ultimi tempi per quanto riguarda questo personaggio. Ripeto, come ho già detto in un video acquisti precedenti, che per un po' non ho acquistato Nathan Never perché attraversavo un periodo in cui c'era una lunga saga e io non sono tanto per le saghe, insomma, preferisco le storie che iniziano, si concludono, zeppe di azione, insomma, questo lungo protrarsi di avvenimenti, insomma, non mi è mai, diciamo, perché leggo tanto e quindi se seguissi in particolare solo un personaggio, magari, ma leggendo tanto non riesco a concentrarmi su queste lunghe saghe per tutti i personaggi che seguo. Comunque, tornando a noi, partiamo subito da questo Nathan Never, numero 354, e partiamo subito per l'appunto con questa spettacolare cover di Giardo. È una cover veramente bellissima, a mio modo di vedere, tra le più belle che mi ricordi, realizzata dallo stesso Giardo. Insomma, a me ha fatto, cioè, a primo acchito mi ha fatto un'ottima impressione e ve la mostro ancora perché è veramente molto bella. Quindi, Nathan Never 354, il titolo è La città del vento, vi mostro la costina come sempre, la quarta di copertina con la pubblicità di questo volume edito dalla Seggio Bonelli Editore, che ha diciamo che ha collaborato con l'Agenzia Spaziale Italiana per la realizzazione di questo volume, un cartonato a colori che troverete in fumetteria o in libreria, insomma, che secondo me per gli appassionati merita di essere acquistato, ecco. Ma veniamo nello specifico dell'albo. Innanzitutto i crediti. Soggetto e sceneggiatura di questa storia sono di Beppe Vigna. I disegni, sui quali mi soffermerò in particolare, sono di Romeo Toffanetti. La copertina, di cui vi ho già parlato, di Sergio Giardo. Il lettering di Alessandra Belletti. Ricordiamo sempre che Nathan Never è un personaggio creato da me, da Serre Vigna, e attualmente è a cura di Glauco Guardigli. Qui abbiamo a che fare con una storia, ribadisco, molto bella, innanzitutto ambientata a Trieste, perché la città del vento è Trieste, che però nell'albo viene nominata col termine latino, e cioè Tergeste. Questa città praticamente è una specie di crocevia per quanto riguarda il controspionaggio, ed è ospite della fiera della scienza. Ecco, questi sono i presupposti. A Nathan è affidata una missione abbastanza, diciamo, mo molto particolare e che diventerà molto complessa. Perché lui, diciamo, ha il compito di riuscire a contattare un testimone che è in grado di individuare una talpa che si nasconde all'interno del Consiglio di sicurezza. Tutto questo sullo sfondo come dire, di una situazione atmosferica molto sfavorevole, condizioni meteorologiche. Sapete che Trieste è la città del vento, grandi raffiche di vento, insomma,
pioggia e quindi una situazione meteorologica avversa, diciamo, che fa il paio praticamente con la presenza di un killer però non umano, ma un killer, diciamo, tecnologico, che tecnologico con una di nuova concezione, e tutto questo molto pericoloso e letale, e tutto questo rende per l'appunto la missione di Nathan molto complessa. Ecco, vi ho fatto un breve assunto. Di solito non amo tanto fare particolari sunti dal lato, però diciamo un minimo, anche avvalendomi del sito Bonelli, ve lo posso fare, ve l'ho potuto fare. Si parte con la rubrica AlphaCom, la rubrica di Luca del Savio, che come sempre vi consiglio di leggere, anche perché ha riferimenti con l'albo specifici, con l'albo in questione, in particolare per quanto riguarda il disegnatore. Il disegnatore, che si chiama, come detto, Romeo Toffanetti, e che è triestino d'adozione, diciamo, e quindi ha saputo rendere al meglio, diciamo, la location della storia. Io, per quanto riguarda questo disegnatore, sono veramente sbalordito. Secondo me, il mio umile parere, adesso vi mostrerò ancora le sue spettacolari tavole, è uno dei migliori disegnatori che io abbia visto all'opera ultimamente sulle pagine Nathan Never, e non soltanto. E il suo, diciamo, questa sua abilità grafica, anche di utilizzare i retini, diciamo, alla Diabolik, ecco, per me, io che sono appassionato di Diabolik, insomma, amo molto questo tipo di tecnica. Per quanto mi riguarda, dicevo, questa sua abilità ha reso quest'album uno, secondo me, uno dei più belli che io abbia letto ultimamente per quanto riguarda Nathan Never. Partiamo subito, non posso farvi vedere tutto l'albo, ma alcune tavole specifiche, scusate. Partiamo con questa splash page con il titolo La città del vento. Osservate bene, guardate con che cosa abbiamo a che fare per realizzare questa tavola. Io non so quanto ci abbia impiegato, ma è un qualcosa di incredibile, incredibile. I particolari, diciamo, la minuziosità, il tratto pulito, insomma, guarda, tutto quello che io amo in un disegnatore, cioè, quello che a me piacciono i disegnatori così, diciamo, come questo Toffanetti, che io non conoscevo, ma che è veramente un qualcosa di eccezionale. Vi mostrerò delle tavole, secondo me, tra le più belle, ecco qua. Ve ne mostro ancora. Altra particolarità è che le tavole non sono tutte circoscritte, ma molte sono a tutta pagina, cioè si estendono fino ai bordi della pagina stessa. Perché se vedete qui, praticamente, se osservate, vedete qui, e qui potete vedere, diciamo, ve ne accorgete che osservando l'esterno dell'albo, che ci sono numerose tavole, diciamo, che coprono l'intera pagina. Una tecnica che a me piace tantissimo. Io ribadisco, ecco, continuo a mostrare alcune spettacolari tavole come questa, guardate qui. Cioè, non è che mica tra luce e vino, è veramente, è bravissimo, è bravissimo. Guardate qui come rende anche la situazione meteorologica del vento che spazza Tergeste alias Trieste. Guardate qui, incredibile. Io sono rimasto veramente, cioè, di solito cioè, no, non faccio, è tanto tempo che non facevo, per l'appunto, dei video particolari su un particolare fumetto, ma questo non ho resistito, perché questo disegnatore, secondo me, merita. È veramente, proprio per parlare di lui più che altro, cioè, veramente, non saprei cos'altro dire. Ecco qua, vi mostro queste altre bellissime tavole. Guardate qui. No, ragazzi, anche se non siete dei fan di Nathan Never, quest'albo va assolutamente acquistato e messo in cascina. Fra l'altro, è la prima parte di una storia in due parti, quindi proseguirà anche
nel prossimo numero, io assolutamente lo consiglio, ragazzi. Chi ama il fumetto, chi ama i comics, non può non acquistare quest'album. Veramente una gioia per gli occhi, come piace ripetere a me. Guardate, guardate, passa da un'ambientazione all'altra. Tra l'altro, le ambientazioni tecnologiche non sono facili, non sono per nulla facili. Cioè, occorre una grandissima abilità per poterle riprodurre. Ma cioè, guardate, guardate, ragazzi. E siamo. Cioè, io guardo, più le rivedo, e più resto ammaliato. Questo è un disegnatore. È un artista eccezionale, secondo me. Secondo me, posso sbagliarmi, però ecco qua, cioè, non lo so. E più le guardo, e più resto sbalordito. Sbalordito. Ma come ha fatto a realizzare questo tavolo? Come ha fatto? Io non saprei. È un qualcosa di. Quanto ci avrà impiegato? Io non so. Cioè, non vorrei mostrarvi tutto, ma tanto così al volo non è che spoilerò più di tanto, è soltanto per farvi rendere conto dell'abilità di questo artista. Continuo a mostrarvi queste tavole. Ecco qua, ragazzi. Che posso dirvi? Non ho altro da aggiungere, posso soltanto. Vabbè, quest'ultima ve la mostro ancora, guardate qui. Da restare a bocca aperta. Non posso fare altro che mostrarvi, insomma, la tezza di copertina con la pubblicità del Dragonero Magazine, per chi fosse interessato. E tornando alla seconda di copertina, l'anticipazione del prossimo numero, il 355, il cui titolo sarà Checkpoint 23, che è praticamente il seguito di questa storia. Ecco qui, con un'altra spettacolare cover di Giardo. Ah, dimenticavo che il volume è realizzato ai disegni dallo stesso Giardo, quindi assolutamente imperdibile. Detto questo, care amiche e cari amici, non posso fare altro che salutarvi insieme al nostro amico Nathan Never, e salutarvi come sempre con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore. E augurandovi nel contempo un buon proseguimento di giornata, e dandovi appuntamento, come sempre, a voi, esclusivamente piacendo, per il mio prossimo video. E come sempre, alla prossima.